Gestire una moglie per un uomo, anche nel Medioevo, non è mai stato semplice. Gestire una moglie e un amante ancora di più. È quello che è successo ad Elly Duke, nell'Ai di Elly Duke. Scopriamo insieme dopo la sigla. Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Se siete interessati al Medioevo e alla letteratura medievale, iscrivetevi al mio canale, commentate, condividete, mettete mi piace e cliccate sulla campanellina per non perdervi i prossimi video. Qualche tempo fa abbiamo visto in alcuni video alcuni dei lai di Maria di Francia. Abbiamo visto ad esempio il lai di Gingamor, il lai de Jonec, il lai de Lamballe, e abbiamo visto come siano tutti racconti, diciamo, di stampo fiabesco con all'interno elementi magici e molti di questi a dir poco sorprendenti. Anche il lai di cui parleremo oggi è a dir poco sorprendente. Il lai in questione, il lai d'Elly Duke, a detta della stessa Maria di Francia, viene ripreso da un lai molto più antico, un lai bretone, e narra appunto la travagliata storia di Elly Duke. Elly Duke ovviamente era un cavaliere gentile e cortese che viveva in Bretagna. Elly Duke nella sua terra veniva considerato uno dei cavalieri più gentili e cortesi, appunto, di tutta la sua terra ed era amato e apprezzato anche dal suo re. In gioventù aveva sposato una giovane donna di nome Guy de Luc, con la quale viveva in pace e amore. Elly Duke era talmente amato e apprezzato da tutti e soprattutto dal suo re, che questi gli concedeva la giustizia e l'amministrazione del suo regno quando lui era assente. Inoltre aveva tantissime altre grandi qualità, era un ottimo cacciatore, era astuto e saggio come Tristano. Ma proprio per questa sua perfezione attirò su di sé tutta l'invidia e la malizia degli altri cortigiani, che iniziarono a parlare male di lui al re e tanto lo accusarono e lo calunniarono che il re credette alle parole dei suoi cortigiani e gli ordinò di non presentarsi mai più a corte. Elly Duke quindi si trovò improvvisamente in disgrazia e non capiva neanche la ragione. Cercò di contattare il re in qualsiasi modo, ma il re non ne voleva sapere. Il povero Elly Duke, per salvaguardare il proprio onore, non gli rimase altro che andarsene. Il cavaliere allora decise di lasciare le sue terre e il suo castello nelle mani della moglie. Elly Duke quindi prese solamente una decina di cavalieri e lasciò quelle terre per cercare fortuna nel regno di Logres, al di là del mare. La moglie ovviamente era affranta per questa sua partenza e lo accompagnò finché poté, torcendosi le mani per il dolore. Alla fine i due si separarono con molto dolore ed Elly Duke disse che sarebbe ritornato appena avrebbe fatto fortuna. Elly Duke salì su una nave assieme ai suoi cavalieri e partì per il regno di Totenois, proprio perché lì dimoravano molti re e avrebbe potuto facilmente entrare al servizio di uno di questi e fare fortuna. Infatti, in quella terra vicino a Exeter c'era un vecchio re, il quale non aveva figli, aveva solamente una figlia adottiva in età da marito. Ma siccome non voleva darla in sposa a uno dei signori locali, quest'ultimo fece guerra al vecchio re, devastando il suo regno. Elly Duke, giunto in quel regno, venne a sapere di questa lite e quindi offrì i propri servigi al vecchio re, il quale, non appena seppe che Elly Duke e i suoi uomini erano lì per dargli manforte, non ci pensò due volte e gli scrisse una lettera con un salvacondotto.
Il nostro protagonista quindi viene ingaggiato come mercenario dal vecchio re, il quale si congratulò con lui e gli fece enormi onori. Ma non ebbero molto tempo per festeggiare perché il nemico si avvicinò alle porte della città. E il duca e i suoi cavalieri, assieme anche ai cavalieri del vecchio re, si dispose alla difesa della città. Ma per lui difendere la città dentro le mura era poco onorevole e decise di affrontarlo sul campo di battaglia. Uno dei soldati del re gli confidò che il nemico sarebbe giunto attraverso un sentiero lungo e stretto che attraversava il bosco. Il nemico inoltre sarebbe stato del tutto impreparato ad un'imboscata e il duca quindi colse quell'occasione e schierò i suoi uomini a difesa di quel sentiero. E non appena vide arrivare il nemico, tese loro un'imboscata. Fu una lotta cruenta, ma alla fine il duca vinse alla grande e fece una grande quantità di prigionieri, tra cui il connestabile di quel signore nemico. E il duca con i suoi uomini quindi tornarono indietro assieme a tutto quel grande bottino verso la città. In città il vecchio re osservava dall'alto gli eventi e pensava addirittura che Eli Duke l'avesse tradito, in quanto lo vide entrare nella foresta assieme ai suoi uomini, pensando appunto che se ne fosse andato. E non appena vide arrivare quel grande esercito, molto più grande di quello che era partito, pensò che fossero arrivati i nemici. In realtà poi scoprì che era Eli Duke che portava con sé una grande quantità di prigionieri. Il re, non appena seppe che Eli Duke aveva finalmente vinto, era fuori di sé dalla gioia e amò molto Eli Duke e decise di tenerlo presso di sé in servizio per un anno. Le voci sulla grande vittoria di Eli Duke e del suo comportamento gentile e cortese fecero il giro di tutto il regno. Queste voci arrivarono anche alle orecchie della bella principessa di quel regno, la quale era rimasta rinchiusa in un castello proprio per difendersi da quella guerra causata appunto dal suo rifiuto di sposare il re avversario. La principessa decise che voleva assolutamente vedere quel nobile cavaliere e mandò da Eli Duke il suo ciambellano, il quale chiese appunto al cavaliere di presentarsi alla giovane principessa perché voleva conoscerlo. Eli Duke ovviamente accettò l'offerta e il giorno dopo andò a trovare la principessa. Non appena la principessa di nome Gilderdum vide Eli Duke, si innamorò perdutamente di lui. I due chiacchierarono a lungo, ma alla fine Eli Duke prese congedo e la fanciulla glielo concesse con grande dolore perché voleva tenerlo presso di sé. Quando Eli Duke tornò al suo alloggio, tornò molto pensieroso. Infatti, anche lui iniziava a provare dei sentimenti per quella fanciulla. Ma subito si ricordò del patto che aveva fatto con sua moglie e che un giorno avrebbe dovuto lasciare quel regno per tornare appunto a casa con sua moglie. Ma quella fanciulla voleva prenderlo come suo cavaliere e come poteva rifiutarsi? Anche la fanciulla si struggeva d'amore per Eli Duke e non dormiva la notte. E alla fine si confidò con il suo ciambellano, dicendo appunto che amava Eli Duke, ma temeva che il suo amore non fosse ricambiato e se così non fosse stato si sarebbe di sicuro uccisa per questo amore. Il ciambellano quindi consigliò alla fanciulla di dare ad Eli Duke un dono, che sia un anello o una cintura preziosa. Se l'avesse accettato, sarebbe stato sicuro che anche lui voleva il suo amore. La fanciulla però era un po' perplessa, in quanto di solito è il cavaliere che corteggia la fanciulla, non viceversa, ma alla fine accettò
e inviò il ciambellano Daddy Duke con un anello e una cintura. Il ciambellano quindi partì di gran carriera, lasciando la fanciulla con i suoi dubbi. Infatti non sapeva se Daddy Duke la amava, non conosceva niente di lui, non conosceva neanche la sua gente, ma sapeva solo di amarlo alla follia. Il ciambellano arrivò all'alloggio di Daddy Duke e consegnò i doni a quest'ultimo. Ma Daddy Duke non disse nulla. Si mise l'anello al dito, la cintura al fianco e ringraziò la fanciulla per la sua generosità. Quando il ciambellano tornò dalla principessa, le disse appunto che aveva accettato i doni, però non aveva detto niente in cambio, a parte ringraziarla. E la fanciulla inizia a farsi tutta una serie di film mentali con il ciambellano che gli dà corda, dicendo appunto che non avrebbe accettato questi doni se non aveva qualcosa di più grande da offrire, cioè il suo amore. La principessa però era molto più guardinga rispetto al ciambellano e non sapeva bene come interpretare il fatto che Daddy Duke non avesse detto nulla, avesse solamente accettato questi doni. Pensò addirittura che probabilmente Daddy Duke se ne sarebbe andato via di lì a poco, ormai la guerra era finita e quindi il suo servigio non serviva più. Ma il ciambellano le confidò che in realtà Daddy Duke aveva preso servizio per un anno intero, quindi la fanciulla diventò raggiante per questa notizia. Aveva ben un anno per corteggiare il suo amato. Quello che però non se la passava granché bene sentimentalmente era appunto Daddy Duke, il quale dovette rimanere lì per un anno sapendo di avere una moglie che doveva tener fede al suo giuramento per non essere appunto uno spergiuro, ma che allo stesso tempo amava follemente la principessa. E Daddy Duke quindi cercò di comportarsi meglio che poteva, con più onore possibile. Ovviamente serviva meglio che poteva quella principessa, ma cercava di non parlare d'amore con lei. Certo, accettava il suo bacio, il suo abbraccio, ma cercava di tener fede al giuramento che aveva fatto alla sua moglie. E ovviamente non diceva di avere una moglie. E Daddy Duke quindi era in questa situazione dove il suo cuore lo spingeva ad amare questa principessa, ma il suo onore lo riportava alla realtà, al dover ritornare alla sua patria e alla sua moglie. E tutto ciò diveniva sempre più opprimente dal fatto che questa fanciulla tentava in tutti i modi di ingraziarsi a Daddy Duke. Lei infatti lo pregava di diventare il suo amore, ma lui diceva appunto che un giorno avrebbe dovuto tornare nel suo regno, ma a forza di insistere, alla fine la fanciulla l'ebbe vinta e Daddy Duke dichiarò il suo amore a lei. Nel frattempo la guerra continuava, infatti il re nemico continuava ad insistere nel voler sconfiggere il vecchio re, ma alla fine, grazie alle prodezze di Daddy Duke, anche quest'ultimo venne sconfitto. E quando la guerra terminò, ci fu una grande festa, ma Daddy Duke non poté festeggiare a lungo. Infatti arrivarono dei messaggeri dal regno dal quale proveniva. Infatti il re che lo aveva scacciato si trovò in estrema difficoltà. Era anche lui in guerra e stava perdendo. E proprio per questo si pentì molto di aver dato ascolto a quei cattivi consiglieri, i quali li aveva fatti ovviamente uccidere per questo, e richiamava indietro Daddy Duke. Non appena Daddy Duke apprese queste notizie, si rammaricò molto. Infatti doveva tenere fede al suo antico giuramento e doveva lasciare la sua amata. E Daddy Duke per prima cosa andò dal re ad informarlo che doveva partire, doveva tornare nella sua terra. Il re ovviamente si dispiacque molto per questo e tentò in tutti i modi di trattenerlo, anche dandogli metà del suo regno.
Ma il riduc fu irremovibile e alla fine il re dovette concedergli di partire. Poi dovette andare dalla principessa e ovviamente gli disse che doveva partire, doveva tornare nel suo regno. A queste parole la principessa svenne e Daddy Duke cercò di rianimarla in tutti i modi, la baciò appassionatamente, la scrollò, alla fine la fanciulla rinvenne e i due piansero teneramente insieme. E Daddy Duke però era convinto del suo proposito, doveva tornare assolutamente a casa sua. E la fanciulla continuò a disperarsi, si disperò talmente tanto che alla fine gli disse: "Portami con te, altrimenti mi ucciderò con il mio coltello." E no, dai, non serve uccidersi, disse Liduc. Tanto prima o poi torno, stai tranquilla che tornerò da te. E alla fine Liduc venne costretto a giurare di tornare. Il cavaliere quindi partì il giorno dopo, ma non sapeva proprio che pesci pigliare. Era proprio nei guai fino al collo. Da una parte aveva la moglie, dall'altra aveva l'amante e non riusciva a conciliare la sua vita. E Liduc quindi riattraversò il mare e ritornò nel suo regno. E venne accolto dalla sua famiglia, da sua moglie, ma nonostante tutto si dimostrò sempre molto freddo nei confronti della moglie. La donna quindi era molto pensierosa, non capiva il motivo di questa sua freddezza. D'altronde non si vedevano da più di un anno e non si aspettava certo questo trattamento da parte sua. E iniziò a pensare addirittura che fosse sua la colpa, che in qualche modo fosse giunta alle sue orecchie qualche calunnia nei suoi confronti e per questo le riservava questo trattamento. Ma per tutta risposta, Elie Duc le disse che in realtà era triste perché aveva promesso il suo impegno al re dall'altra parte del mare e quindi avrebbe dovuto ritornare di là, di lì a pochi giorni, quando avrebbe risolto i problemi in quel regno. E quindi poverino era affranto per questo, perché doveva lasciare di nuovo la moglie. Avete capito che furbo il nostro Elie Duc? Alla fine, una volta risolte le questioni in quel regno, prese i suoi soliti 10 cavalieri, lasciò il feudo a sua moglie e ripartì per l'altra sponda del mare. Durante il viaggio per mare, Elie Duc pensò molto a come comportarsi questa volta e decise di rapire la fanciulla e andarsene via in un posto lontano. Quando quindi arrivò nel regno della fanciulla, le mandò un messaggero travestito, il quale appunto raggiunse la principessa dicendole appunto che era giunto finalmente Elie Duc e che l'avrebbe portata via lontano. La fanciulla era il culmine della gioia per l'arrivo di Elie Duc e quindi si preparò in gran fretta e raggiunse il suo amato. I due quindi assieme agli altri cavalieri salirono sulla nave e salparono per una nuova terra. Ma durante il viaggio una tremenda tempesta si abbatté su di loro. La nave iniziò ad andare alla deriva ed erano ormai tutti convinti che sarebbero colati a picco. Iniziarono quindi tutti a pregare per le loro anime perché ormai la loro fine era giunta. Ma uno di quella compagnia all'improvviso iniziò a dire che erano inutili le preghiere, perché conosceva benissimo il motivo di quella straordinaria tempesta. Secondo lui, infatti, dovevano gettare in mare la principessa, in quanto Elie Duc aveva già una moglie. E cercare di andare in una terra straniera per sposarne un'altra va contro la volontà di Dio. La fanciulla, udite queste parole, rimase impietrita, non riusciva a credere che il suo amato in realtà era già sposato e che quindi non poteva sposarla. Per questo motivo il dolore fu troppo e svenne.
E il duca cercò in tutti i modi di far rinvenire la sua amata, ma sembrava proprio come morta. Quindi il cavaliere si arrabbiò moltissimo con il suo servitore, prese un remo e glielo sfasciò sulla testa, gettando poi il corpo in mare. Andò poi al timone e cercò di governare la nave meglio che poteva, e alla fine approdò in una terra. E indovinate dove approdò? Esattamente, nel suo antico regno dove c'era sua moglie. E il duca quindi si trovò a casa sua con la fanciulla che tanto amava, più morta che viva, tra le sue braccia e non sapeva dove portarla. Portarla a casa dalla moglie? No. Portarla dal proprio re? Neanche lì sarebbe andato bene. Quindi decise di portarla in un eremo lì vicino che conosceva bene. Partì quindi di gran carriera assieme ai suoi uomini e arrivò finalmente all'eremo. Però non c'era nessuno, bussò 100 volte alla porta, ma nessuno venne ad aprire. Alla fine riuscì a mandare uno dei suoi uomini attraverso una finestra ad aprire la porta. Una volta entrati, scoprirono che l'eremita era morto qualche giorno fa e l'avevano seppellito. I suoi compagni quindi gli proposero di seppellirla vicino alla tomba dell'eremita, ma il duca non era di quel parere. Pensò appunto di andare a chiedere a tutti gli altri sacerdoti del suo regno come doveva comportarsi meglio, perché voleva in realtà costruire una chiesa o un'abbazia a memoria del suo amore, proprio in quel luogo. Quindi decise di deporre il corpo della sua amata sull'altare della chiesa. E il duca quindi pianse a lungo sul corpo della sua amata, ma dopo un po' decise di tornare a casa dalla moglie. La moglie ovviamente era sorpresa di rivederlo così presto, ma era contenta di riaverlo al suo fianco. Ma il duca non sembrava così contento come lo era lei. Era sempre triste e ogni giorno se ne andava di casa e tornava a sera. La moglie quindi dopo un po' iniziò a insospettirsi del comportamento del marito e iniziò a pedinarlo assieme al suo ciambellano. E quindi ben presto scoprì che Eliduc si recava presso la cappella di questo eremita e piangeva a dirotto, sentiva Eliduc piangere fin da fuori. E la cosa per la moglie era alquanto strana. Certo, sì, era molto affezionato all'eremita, però disperarsi così tanto per un vecchio non è che le pareva tanto il caso. E quando il duca uscì dalla cappella e se ne tornò a casa sua, la moglie e il ciambellano entrarono all'interno e videro questa fanciulla che era rimasta intatta, sembrava quasi che dormisse. La moglie capì subito che quella doveva essere l'amante di suo marito, ma capiva benissimo perché era veramente molto bella. E quindi iniziò a piangere anche a lei sul corpo dell'amante, perché trovava ingiusto che una donna così bella morisse in giovane età. Ma a quel punto, da sotto l'altare, uscì una donnola e il ciambellano prese un bastone e la uccise. Dopo un po' uscì un'altra donnola e andò verso la donnola morente, iniziando a piangere per la morte della sua compagna. Ma la cosa meravigliosa che successe fu che la donnola a un certo punto uscì dalla cappella, entrò nel bosco e ritornò con un fiore rosso in bocca e lo appoggiò sul cadavere della sua compagna. Subito la donnola riprese vita e uscirono insieme nel bosco. Non appena la signora vide questo prodigio, disse al ciambellano di prendere subito quel fiore. Presero dunque il fiore e lo appoggiarono sul corpo della fanciulla, che subito riprese vita.
La fanciulla, non appena si riprese, iniziò a parlare con la moglie di Eli Duca, raccontandole quello che era successo, dicendo appunto che era una principessa di una terra lontana e che amava la follia un uomo di nome Eli Duca. Ma questo venne a sapere che era già sposato. Ma questo si dimostrò un amante crudele, in quanto venne a sapere che in realtà era già sposato e quindi lei si trovava in disgrazia. La moglie si intenerì verso questa fanciulla e la portò a casa sua, dicendole appunto che lei era la moglie di Eli Duca. Alla sera Eli Duca tornò a casa e immaginate la sorpresa di trovare sotto lo stesso tetto la moglie e l'amante. Come sarà andata a finire secondo voi per Eli Duca? Sarà andata a finire malissimo? Sarà andata a finire allo scatafascio? E invece no, perché la moglie gli dice che in realtà ha capito quanto i due si amano. E quindi ha deciso di prendere il velo e diventare una suora. A patto che Eli Duca costruisca per lei a sue spese un monastero in cui vivere. Eli Duca ovviamente era strafelice di come si erano evolute le cose, quindi ben volentieri costruisce il monastero e ci ficca dentro la moglie. E così finalmente poté sposare la sua amata. Ma la storia non finisce qui. Infatti i due ovviamente si sposarono, vissero felici e contenti, però dopo un po' Eli Duca capisce di non essersi comportato proprio benissimo nella sua vita e decide anche lui di prendere i voti. Costruisce a sue spese un altro monastero in cui vivere lui. E ficca anche la sua seconda moglie nell'altro monastero insieme alla prima moglie e vissero tutti felici, contenti e monaci. Spero che questa storia vi sia piaciuta. Se sì, fatemelo sapere nei commenti. Un saluto da Caliburn e ci vediamo nel prossimo video.